Caro mondo, ciao. Stiamo entrando a casa mia. Una casa povera, ma con una grande ricchezza. Questa ricchezza me l'ha regalata Dio. E la ricchezza sta nel fatto che riesco a dipingere la luce, l'immensa luce dell'anima. Io vivo a Scaletta Zanclea, un paese della Sicilia, in provincia di Messina. A Scaletta, l'1 di ottobre, è successa una catastrofe che ha travolto vite umane. Ebbene, questo per me è un punto di luce in questo disastro. Questo quadro l'ho intitolato La luce di Dio che estirpa il male. Questo è il sacro Kral. Paradiso in primavera. Questa è una raccolta di poesie che ho fatto io, si intitola Il Lucentismo, una corrente pittorica che ho denominato io e che ho creato io. Questo è il mio Gesù. Dolce Gesù, illumina della tua luce gioiosa tutte le strade del mondo,
così gli uomini che le attraverseranno non avranno mai più paura e mai più si perderanno. Tua, Giusi, per l'eternità. Adesso vi faccio vedere cosa ci sta fuori da qui, in questo momento. Ancora stanno cercando delle persone che non si trovano al mare. Li stanno cercando disperatamente. In questo mare ho perso anche il mio camper che avevo dipinto per portare in giro la mia arte per tutta l'Italia. Ma questo non è stato possibile. Adesso desidero che da queste macerie la mia arte risorga. È luce, la mia arte è quella luce che manca, la mia arte la sento troppo vicino a Dio, troppo, vi amo a tutti, amo la gente povera, la gente che soffre, i figli di tutto il mondo, vi amo e vi auguro tanta, tanta fortuna e che il vostro futuro sia splendente e luminoso come le notti stellate di piena estate. Dio aiuta tutta la gente del mondo, aiutala Dio.